Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa seconda parte conclusiva, tra l'altro con buona probabilità, di Chip and Dale Rescue Rangers 2 per NES. E iniziamo subito, non stiamoci a incischiare troppo perché abbiamo un timer che ci sta alle calcagna e quindi dobbiamo subito iniziare a bomba questo livello. Quindi non abbiamo neanche il tempo di salutarci, per la miseria. Lo faremo poi, avremo tutto il tempo per cincischiare, ma per il momento andiamo avanti. Non stiamo a impazzire troppo a recuperare roba perché abbiamo un timer che ci sta alle calcagna e quindi perfetto. Qua, good. E portiamoci solito una cassa che può tornare utile. Boom, muori. Perfetto, su di qua. E qua tra l'altro si scivola giustamente. È ghiaccio, cazzo, si scivola. No, ma di nuovo da qua, ma che palle. E appunto stiamo attenti perché la dinamica del ghiaccio, come ben sapete, è sempre molto molto fastidiosa e io la gestisco sempre molto molto male. Quindi, insomma, non è mai una bella cosa quando nei miei gameplay ci sono livelli del ghiaccio, quasi mai perlomeno. Ok, siamo di nuovo giunti a questo punto. Yeah, mettiamoci dietro questo. Ba-ba-ba-ba-ba. Su di qua, ora possiamo non morire nuovamente, bravissimo. Ok, muori, grande. Ok, su di qui, minchia, si scivola poco poco, mi hanno detto, porca zozza. Ok, su di qua, buttiamoci anche una cassa dietro. Ok, occhio a queste punte che vengono sparate. Oh là. Ah, ok, dovrebbe essere questa la fine. Ok, voglio solo andare dall'altra parte senza cadere di sotto, possibilmente. Finito. Bene. Ci siamo complicati anche più del dovuto, tra l'altro, a mio avviso, perché siamo caduti nel baratro, però non mi aspettavo che si scivolasse così tanto, sinceramente. Bene. Beccati qui. No, ho ciccato tutto. Volevo beccare altre 2 vite, non ce l'ho fatta. Oh. Caspita, ci sono dei fantasmi ovunque. Mi sa che il gatto lardo ha aperto. È riuscito ad aprire l'urna del faraone. E qua, giustamente, Chop si sta tirando leggermente sotto perché è il momento di entrare in azione, ma è una casa di fantasmi. E quindi, insomma, sai com'è. La paura fa 90. Ok, qua. Ok. Cazzo di candelabri. Lumiere. Ui. Urilla. Ah, ma questi continuano a respawnare, che è una gioia per gli occhi, proprio. Ok, allora tu crepa. Devo cercare di accumularli il più possibile di questi collezionabili, anche se comunque ai fini del gameplay in sé serve a niente. Serve per aumentare i cuori. Non ho ancora capito qual è diciamo, la logica secondo cui aumentano questi i cuori in base ai collezionabili. Lo andrò a cercare, me lo leggerò. Non ci ho ancora fatto caso, sinceramente. Immagino dopo un tot di questi collezionabili raccolti si otterrà un altro cuore extra. Immagino, eh. E muori. Ok, occhio qua. I salti millimetrici alla Mega Man. Yes. Yes, sir. Benissimo. Di qua. Good. Allora, qua. Ah, carino questo livello, eh? Molto ben curato, devo dire. Ui, muori. Grandissimo. Oh. Shit. Oh, sono invincibili questi? Che cazzo? Ma vaffanbagno. Sono invincibili quei nemici, a quanto pare. Non si possono sconfiggere. E allora noi non li sconfiggeremo. Uia. Escono fuori questi fantasmi dai quadri, sono tipo gli spettri che infestano la casa, che escono dai quadri, fantastico. Good. Potremmo anche accorciarlo di molto il livello, senza raccogliere tutte queste casse, eccetera, eccetera, eccetera. Però, siccome ci servono questi collezionabili per aumentare la nostra vita, la nostra salute massima, raccogliamoli. Apriamo tutte le casse e via. Come se non vi fosse un tumore. Ok, qua. Bene, bene, bene. Cosa troviamo? Oh, Monterey Jack. Monterey Jack che ci dà 2 ciambelle, una per noi e una per Chop. Chop che ha disertato miseramente, però, quindi ce le prendiamo tutte e 2 noi. In culo alla balena. Ok.
Bene. E dobbiamo salire? Sì. Ok. No, giusto per capire. E muori. Su di qua. Platform molto molto basilare dalle meccaniche. Ok, questo me lo ricordo. Cioè, vagamente. Ok, qua fa tipo due attacchi. Ha due attacchi diversi. Uno con questa sorta di spie. E uno in cui ci lascia degli oggetti con cui colpirlo. Se non ricordo male. Sperando che lo faccia adesso quell'attacco. Non lo fa adesso. Perfetto, quindi dobbiamo aspettare. Bene. Non so, aspettare qua nell'angolino che si defili. Ok? Rilasciaci gli oggetti che servono per colpirti, perché sennò non finiamo più. Ok. Perfetto. Aspettiamo che spunti dall'altra parte. E balabum. Ok, uno. Non so quante volte lo devo colpire. Forse tipo 2 o 3 volte. Non lo so. Non so neanche se alle spalle lo posso colpire, però nel dubbio aspetto di colpirlo frontalmente, così almeno non ci cerchiamo rogne. Boom, due. Vediamo quante volte serve. Ok, adesso fa l'attacco quello con le scintille, quindi non possiamo fare nulla. Dobbiamo solo attendere che termini il suo turno di attacco, come in un buon gioco di ruolo. Ecco, perfetto. Bastardo, stavolta accelerato. Bastardo, non me l'aspettavo. Mi ha inculato. Ok, 3 colpi. Ah, che pizza. Ok. È un po' lenta la battaglia effettivamente, però, Ok, infiliamoci sotto, aspettiamo che passi. 3 colpi gli abbiamo dato? Ok, sul quarto. 4, forse 5. Bene. È un po' lentina la battaglia effettivamente. 5 non bastano. Cazzus. Ui. E rilasciami la sfera. Bravissimo. Dai, 6 colpi. 6, numero perfetto. No, ancora non basta. Tenace. 7. 7, mi sento che è il numero giusto. Siamo anche a 7 minuti di gameplay. Giusto. È fatto apposta. Giusto, giusto. Perfetto. E quindi abbiamo concluso anche questo stage. Pam pam pam. Bene, conteggio dei punteggi. Adesso però, oh, tra l'altro siamo a 5 punti vita. Tra l'altro, volevo prendere quello lassù, invece ho preso il primo. Bene, adesso però, sai che forse non ce la facciamo fare tutto in questa parte? Stavo facendo il conto dei livelli che mancano. Ok, benissimo. Sì, vabbè, mi sembra molto intuitiva la cosa. Stanno cercando di far uscire allo scoperto Gatto Lardo, che chiaramente non uscirà. Lui si è nascosto in un posto ben al sicuro. E per raggiungerlo, che cosa dovremmo fare? Ce lo dicono subito. Ok. Dobbiamo sostanzialmente fare ancora 3 livelli, trovare 3 chiavi per poter raggiungere Gatto Lardo alla fine. E quindi, insomma, dobbiamo decidere dove andare in ordine, cioè dove andare per prima. Clock Tower, Western World e Future World, io direi di andare in ordine. Se riusciamo a fare tutti e 3 livelli più la boss fight finale in questa parte, va bene. Piuttosto che una parte anche leggermente più lunga, ma insomma, ci sta. O al limite, sai che la facciamo? Facciamo questo livello. Ancora. E che cazzo è? Delle talpe di merda. Facciamo una cosa, facciamo ancora questo livello. E poi facciamo gli altri due e la boss fight finale nel terzo. Quindi facciamo un video di, cioè un gameplay di 3 parti, che ci sta tutto, un po' come aveva fatto con Darkwing Duck. E quindi boh, siamo tutti felici e gioiosi. Anche okay, qua siamo già quasi a 10 minuti di gameplay, porca troia. E questi sono dei nastri che corrono e quindi bisogna stare attenti. E spunta su, bravissimo. Siamo quasi a 10 minuti di gameplay, direi che il tempo che finiamo sto livello siamo intorno ai 12 minuti, insomma 2-3 minuti per finire questo. Insomma, ci sta, ci sta. Ah, quando è coperto di elettricità non gli facciamo niente? Beh, buono a sapersi. Ricorda. Fanculo. Ho voluto esagerare. Dicevo, ricorda molto Mega Man come stile, questo gioco. Oh, cazzo. Mi sono andato a cercare Ronnie e non si sa bene per quale. Vaffanculo. Per quale motivo? Avrei potuto tranquillamente aspettare, invece non ho voluto fare le cose più in fretta. E infatti si sono visti i risultati. Ok.
Questo è morto. E questo no, non c'è più, perfetto. Mo aspettiamo, perché mi ha inculato una volta, forse due sono un po' troppe. Ecco, perdere fanculo, mi ha lanciato, che bastardo, mi ha lanciato le chiavi inglesi, non mi ha fatto saltare per tempo. Ok, complicarsi la vita inutilmente non ha proprio senso. Ma che idiota, ma c'era la piattaforma, io non l'ho vista, picciu. Come magari saltiamo come e duopo, in maniera corretta, senza stare a, insomma, perdere vite inutilmente. Ok, che ne ho accumulato un po' e se ne abbiamo, beh, oddio, neanche tante, ne ho prese due e sono quattro, insomma, proprio dire che ci stiamo ammazzando dalle vite, insomma, parliamone. Ok, bravissimo, muori adesso, che hai già fatto il tuo decorso, bravissimo, come una perfetta malattia infettiva. Ora torna giù. Diciamo che le dinamiche ricordano molto anche, diciamo, le animazioni degli oggetti sullo sfondo, tutte queste cose qua ricordano molto Mega Man. Si vede il tocco di Capcom anche in questo gioco e l'ispirazione chiaramente dei giochi di Mega Man, cioè proprio evidentissimo, non poteva che essere altrimenti, essendo, insomma, Mega Man una saga storica e che, insomma, ha rivoluzionato il gameplay dei platform dell'epoca, dando degli incentivi notevoli anche per i giochi che sono usciti in futuro, diciamo dopo quella saga. Quindi, insomma, chi meglio di Capcom poteva, insomma, fare ciò. Allora, dopo aver detto cose totalmente, possiamo sparare anche in diagonale, minchia, ho scoperto adesso, dopo aver sparato cazzate in mani, minchia, possiamo sparare cazzi diagonali, minchia, ho scoperto adesso, grande Fabio. Ok, dopo aver, diciamo, sparato cazzate a più non posso, possiamo andare avanti, perché direi che abbiamo già dato il nostro contributo alla lingua italiana abbastanza finora. Bene. Boss fight. Ok, c'è uno struzzo gigantic. Bene. Grandissimo, stiamo attenti a non subire danni. Willa infamone. Ok, fama tension, s'il vous plaît. Willa, bisogna solo trovare un pochino il tempismo, diversamente non è difficile. Poi continuo a fare sempre lo stesso tipo di attacco. Potrebbe anche, insomma, fare altro. Colpiscilo, grandissimo. Ok, ma è passato sotto. Perfetto, pensavo continuasse a fare sempre il solito attacco. Ah, invece adesso torna su, grandissimo. Ma dovresti essere praticamente morto. Ancora, e basta. E basta, mo. Dai, a quanti colpi ti ho già dato? 6, 7, parecchi, eh. Però vedo che non accenni a tirare le cuoia. A quanto pare vuoi un colpo di grazia finito. Ah, niente. Azuei, sei forte. Ma non mi farò colpire da te. Boom. A mezz'aria, mentre stai scendendo. Bravissimo. Good. Bene. Quindi, facciamo una cosa. Dividiamo il gameplay in tre parti, che ci sta, tre numero perfetto. Ci manca ancora di fare due livelli, quindi adesso una chiave l'abbiamo trovata, adesso faccio vedere. Ok, volevo prendere questo, due vite, così recuperiamo le due vite che ho perso. Perfetto, e ok, abbiamo trovato la chiave. Adesso dove andiamo? Adesso andiamo a fare Western World, ma non lo facciamo adesso, lo facciamo nella prossima parte. Quindi facciamo nel prossimo episodio i due livelli e la boss fight finale contro Gattolardo, in versione un po' particolare, ma vi farò poi vedere. Quindi niente, io vi ringrazio per aver visto questo video, vi invito a mettere un bel mi piace, a commentare, a condividere il video se vi va. Noi ci salutiamo, ci vediamo alla terza e conclusiva parte di Chip and Dale Rescue Rangers 2 per NES. Quindi alla prossima, ragazzi, ciao ciao.